Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Blank Dream. Allora, nell'ultimo episodio, Ryotaro ci ha dato una chiave. E, credo che porti a uno dei finali, però non sono sicura. Vediamo. Dov'è? Eccola. No. No, ok, non ce la fa, non ci fa aprire. Quindi, no, non porta a un finale. Mi dispiace. Però. Ok, lei è troppo carina, ogni tanto ci devo parlare perché è troppo carina. Allora, il mio capo era Shinji Usui e mia sorella era la figlia del mio capo, di mia sorella, appunto, era lei, Mishiro. Quello che mi rimane da scoprire è perché io sono qui. Ovviamente lo stesso vale per te. Ok, allora io direi di tornare non qui, ma qui. Perché dovevamo ancora entrare in quella stanza buia e dovevamo risolvere il puzzle. E praticamente io non riuscivo a risolverlo perché avevo messo tutto a posto, praticamente. Tranne questa che doveva essere girata. E credo si sia sbloccato qualcosa. Sì. Ok. Oddio, che ansia. Dove siamo? Dove siamo? Nell'oscurità, diciamo, metti la spada dentro il cadavere invisibile. Alcune cose non possono essere viste quando c'è luce, quindi dobbiamo spegnere la lanterna. Vediamo. Sì, diciamo, come si dice? Affievoliamo la luce, si può dire affievoliamo, raga. Ok. Che ansia. Ma l'ho affievolita la luce. Vediamo se posso farlo di nuovo. Sì, ma io voglio salvare. Ho paura. Allora, la spada, se non sbaglio. Dov'è? Ah, era quella là che ho girato, vero? Prendila. Però adesso si è richiuso il cancello perché non sono più uguali le stanze. Però noi andiamo dall'altra parte e prendiamo pure l'altra, vero? Prendila. Ok. E si dovrebbe essere riaperta, però prima io andrei a salvare fuori. Perché non mi fido di nessuno. Salviamo qua. E andiamo dentro. Ok. Quindi, spada. Mettila dentro il pavimento, sì. Ok. Mishiro ha sentito qualcosa che si muove vicino e non so che cavolo. Posto? È troppo buio. Rimettiamo la lanterna. Oddio, che ansia. Oddio, che ansia. Ah, praticamente il pavimento del caminetto, non c'è più e rivela una scala. Scendi. Posso, per favore? Ok, grande. C'è uno specchio. Spero che sia di cosa perché è invece nostro. Andiamo, guardiamo dentro. Un giorno fa, una strada. Non devi vedermi così. Ah, non devi, diciamo, starmi dietro così. Beh, non può farti male, essere al sicuro di notte, giusto? E poi la mia casa non è lontana da qui. E poi, dato che sei vestito tutto di nero, i sconosciuti non ti vedranno nemmeno, Mishiro. Perché sei così gentile? Sono semplicemente una modella per tua sorella. E non c'è bisogno di trattarmi così. Per
Giusto. Voglio dire, certamente non volevo esserti amico solamente perché tu modellassi come mia sorella. E allora cosa vuoi da me? Non c'è bisogno di nasconderlo. Hai fatto molto per me, Hayato. Aspetta, perché questo all'improvviso? Non voglio nulla in particolare da te. Non può essere, non ha senso. Non ci può essere una ragione perché tu ti voglia avvicinare a me senza motivo. Personalmente non calcolo dei motivi o delle cose a favore e diciamo contro quando faccio amicizie. E te, Michiro? Non te l'ho detto? Per me interagire con gli altri significa avere, diciamo, degli avvertimenti da mia madre e dai miei insegnanti. Beh, sì, ho sentito che sei in una situazione simile. E allora, ti sei già dimenticato cosa significa per le persone interagire senza una ragione? Perché non so parlare oggi? Mia madre lo fa per preservare il nome della sua famiglia. I miei professori lo fanno per adempiere al loro ruolo di professori. Quindi, cos'è per te, Hayato? Non capisco. Ci stai pensando troppo, Michiro. Io non voglio incontrarti e parlare con te per un motivo. Voglio dire, è semplicemente il fatto che troviamo parlarci come una cosa piacevole. Ecco tutto. Ho sentito che tua madre ti ha educato molto severamente da parecchi anni. E quindi la tua scuola superiore è una scuola strettamente per ragazze. Ma è irrilevante. Qualunque sia la tua situazione, non c'è significato, diciamo, in quello che hai detto. Io ti ho parlato perché mi ricordavi tua sorella, mia sorella, ma poi, stando a contatto con te, diciamo, il fatto che sono rimasto a contatto con te non è per un motivo specifico. E va bene, è così che sono le cose. E poi, ti piace avere qualcuno con cui parlare, giusto? Ti vedo come una buona amica, almeno. Io sarei scioccato se tu non pensassi a me come un buon amico. Non volevo dire che sto scherzando. Davvero, però. Non ci pensare troppo. Oppure il mio sogno di vederti sorridere, diciamo, potrebbe svanire. Va bene, andiamo. Mi ci attenta, che cazzo. No, regà, no, che cazzo. Che cazzo. È abbastanza. No, regà, è morto. Che poi me lo ricordavo. Però non me lo aspettavo così all'improvviso. Basta. Hayato la protesse dall'autista che si avvicinava a lei ed è diventato un sanguinoso mucchio di carne. Il cuore di Michiru Sui morì in quel momento e la sua perdita di speranza dall'aver perso Hayato la portò al Mirror Lake, dove lei si buttò disperata. Tutte quelle cose Michiro le ricordò. Proprio mentre Michiro riprese un pezzo dei suoi ricordi, si sentì come se avesse perso qualcosa di importante. Quindi noi abbiamo scoperto, tra parentesi, noi veramente, perché io non me lo ricordavo, che Mishiro, cioè non mi ricordavo che quello fosse il motivo, no? Il motivo del suicidio di Mishiro è proprio la perdita di Hayato, quindi non è che si è ucciso perché, come aveva detto all'inizio, la sua vita non aveva molto significato per lei, ma per disperazione proprio. Loro ci dicono qualcosa di nuovo? No.
E però adesso non so che devo fare. Allora, se noi andiamo in questo regno, gli anni proprio per scoprirlo, e andiamo qua sotto, ci sta questo labirinto che non mi ricordo, Gesù, che mi pare che non avevo fatto, no? E bisogna trovare, appunto, oddio Gesù, perché è così inquietante, un caminetto. E guardando con più attenzione, c'è una scala, quindi scendiamola. Grande. Qua? Un dipinto, aspetta, non prenderlo. Ah, c'è qualcosa dove metterci qualcos'altro. Ok. Ho messo la spada. No, aspetta, ferma. E qua c'è una porta inquietante, aspettate. Bitch, perché non c'è il punto di salvataggio? Questo non è Mishiro. Appunto, mostra il riflesso di qualcuno. Certamente non è Mishiro, però lei crede di poterci guardare comunque. Guarda. Che ansia. Chi è mo questo? No, vi giuro che non lo so, raga. Non mi ricordo. Un inno, 13 anni fa. Tutti quei discorsi di fare un viaggio insieme. Quindi era questo il tuo obiettivo? I viaggi sono necessari per riposare il tuo corpo e la tua mente, sai? E i bambini sembra che si siano divertiti oggi. Stanno dormendo ora. È una cosa positiva, non è vero? Quindi, Tamaki, non vuoi considerarlo? Per favore, lascia perdere. Utsuro è mia figlia. Ma Seiji mi ha detto che hai visto l'ombra di tuo padre in Otsuro oggi, ultimamente. Seiji gli hai detto questo? Allora, raga, Otsuro è la ragazza quella albina di cui è innamorata. Oddio, come si chiama? Perché non mi ricordo. Tipo, non mi ricordo come si chiama la tizia bionda. Però non mi ricordo di Seiji. Gli hai detto questo? Mi dispiace. Ma sembravi affranta ultimamente. Lui sa la situazione, quindi pensavo di doverci parlare. Tamaki, il peso più grande nella tua mente è l'arte, non è vero? Tamaki, allora forse è il nonno? Utsuro adesso ha 8 anni. Da adesso in poi lei disegnerà di più a scuola. Che ne dici di lasciare Utsuro con tua madre finché è abbastanza grande da prenderlo con calma? Andrà bene. Se io sua madre. Sua madre non riesco a proteggerla, allora chi lo farà? Suppongo che tu abbia ragione, Tamaki. Ma è come se tu fossi sul punto di collassare. Cosa succederà ad Hayato allora? Ok. Questa cosa non me la ricordavo. Cioè, raga, io adoravo questo gioco, lo adoro tuttora. E non mi ricordavo metà della trama. Da quanto ho capito, Hayato è il fratello di Utsuro. Quindi si stanno ricollegando un po', dico, un po' tante cose. Quindi, se vi ricordate, cioè, appunto, che Hayato ci aveva parlato della sorella che aveva perso, probabilmente la sorella è Utsuro. Nessuno è perfetto. Non devi portare tutto da sola. Specialmente considerando i tuoi pesi, che sono molto più pesanti del normale. Ma comunque, voglio comunque, diciamo, andare avanti. Non voglio rompere questa famiglia di 4 persone. Tamaki, Shinji, Chika, io supporterò Tamaki finché posso. Fatemi provare ancora un po'. Seiji, ok, io non mi ricordo i nomi, ok? Se voi due insistete, allora non vi fermerò. Ma tienilo in mente, Tamaki. Fermati prima che tu, appunto, non ce la faccia più. Giusto. Nonostante fosse non molto chiaro, Mishiro guardò dentro lo specchio. Poi
Poteva capire che non era il suo specchio, però... Ok. Ecco lo specchio di qualcuno, quindi non lo rompiamo. Fatemi salvare, vi prego. Oddio, raga, che ansia, sto labirinto. Oddio, grazie. Vado a salvare, io concludo qui. Aspettate, salvo fuori. Concludo qui questo episodio. Vediamo se qualcosa, se qualcuno mi dice qualcosa, però, prima. Non credo, però, eh. No. Lei mi dice quello che di prima. Insomma, sì, anche lui. Quindi io direi di concludere qui questo episodio, fatemi sapere se vi è piaciuto. Negli ultimi due episodi ci sono state un sacco di rivelazioni e io ve l'ho detto, è intricatissima la trama di questo gioco. Le tematiche sono appunto molto delicate e boh, penso che sia veramente unico nel suo genere, io lo adoro e continuerò ad adorarlo per tutta la mia vita, quindi spero che stia piacendo anche a voi. Lasciate un like, un commento se questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao a tutti!